Tra il 2020 e il 2021 il sistema delle piccole e medie imprese italiane potrebbe perdere circa 1 milione di posti di lavoro a causa del perdurare dell'emergenza del coronavirus. È peraltro un allarme che più volte abbiamo dato, sia basandoci su alcune statistiche e indagini che nel corso di questi mesi sono state pubblicate, ma anche un po' capendo quello che stava accadendo intorno a noi, soprattutto perché, insomma, l'emergenza non riguarda solo l'Italia, ma riguarda tutto il mondo e quindi chiaramente a volte è più semplice, mettiamola così, fare un raffronto anche con altre situazioni per capire a che punto potrebbe arrivare il nostro sistema, anche perché poi, parallelamente all'emergenza sanitaria del coronavirus e a quella economica, abbiamo cercato di analizzare, seppur con difficoltà, perché chiaramente l'emergenza non è mai evaporata, anche, tutta l'altra parte della questione, cioè gli aiuti che in momenti di difficoltà le imprese italiane, i lavoratori hanno potuto ottenere o potranno ottenere dalle nostre istituzioni. Allora, è un tema molto delicato, però il punto di partenza peraltro è stato quello di questa mattinata insieme, perché ieri in alcune regioni, soprattutto del nostro paese, hanno ripreso ad esserci delle limitazioni che inevitabilmente vanno a toccare alcuni settori del nostro sistema produttivo che chiaramente, vedi quella dei ristoratori, stanno mettendo in atto già delle proteste, ma perché oltre a rimanere chiusi, non, evidentemente non si sentono protetti dal nostro sistema paese. Insisto su questa espressione. Peraltro, e poi mi fermo qui perché volevo, insomma, facciamo passo dopo passo in questo argomento insieme all'ospite che vi presenterò tra poco. Attenzione perché anche i sindacati, per esempio, sono un po' sul piede di guerra. Perché? Perché la proroga al blocco dei licenziamenti che in questo momento vede l'impossibilità da parte dei datori di lavoro di licenziare, invece poi insomma dovrebbe essere dovrebbe terminare, quindi chiaramente poi ci potranno essere ancor più perdite di posti di lavoro proprio per questo motivo. Allora, ma è una situazione che conosciamo molto bene purtroppo. Io saluto Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, che è collegato con me. Buongiorno presidente, grazie per essere qui. Buongiorno, buongiorno a tutti. E volevo subito mostrare, lei è nel pieno del Festival del Lavoro 2020, che in questo anno un po' funesto acquisisce ulteriore importanza, poi ci arriviamo. Volevo mostrare anche questa indagine che avete portato proprio avanti voi, che mette in evidenza la crisi, emergenza sanitaria e lavoro nelle piccole e medie imprese, con questo dato su tutti, cioè 1 milione di occupati in meno con la crisi nel 2020. E con la ripresa dei contagi, 2 imprese su 10 a rischio chiusura. Allora, Presidente, cerchiamo di collegare un po' tutti i dati a nostra disposizione. Io partirei proprio da questo 1 milione di occupati in meno nelle piccole e medie imprese, che chiaramente accende ancora di più i riflettori, appunto, sul Festival del Lavoro che deve, confrontarsi con questi bilanci. Ma vede, diciamo che gli addetti ai lavori non possono essere sorpresi da questi dati, no? Cioè, il lavoro nasce nelle imprese, il lavoro nasce dalle imprese e se un'impresa è chiusa possiamo dopare il mercato del lavoro come vogliamo, con un blocco dei licenziamenti che ha sicuramente una sua logica. Non dico di no, però se guardiamo al sistema generale non c'è dubbio che questo tipo di situazione che si sta creando e che purtroppo abbiamo la sensazione si stia per ricreare, insomma, visto che a parte le limitazioni locali, aleggia questa sorta di limitazione generale sulle libertà di movimento e anche queste misure di chiusura anticipata, di coprifuoco anticipato rispetto alla mezzanotte, creano problemi in tanti settori, quello della ristorazione in primo e quindi conseguentemente della filiera enogastronomica che sta alla base della ristorazione. E quindi questi numeri non possono meravigliare. Non c'è dubbio che in un momento in cui la nostra economia è ferma, il che vuol dire che le aziende sono ferme, 1 milione di occupati è, come dire, è il minimo. Io oserei un magari ci fermassimo. Vorrebbe dire che sarebbe perlomeno un punto di ripartenza.
Ok, sì, ma perché ecco, il problema è proprio questo. Allora, problema nel problema. Intanto quello che è stato perso fino a questo momento, ma il fatto che continueremo a perdere perché è inevitabile, cioè, dicevo nella mia premessa, Presidente, che con queste nuove restrizioni chiaramente alcuni settori più di altri vengono colpiti, ma in generale con la paura, i timori, ovviamente si consuma meno, si viaggia meno, ci si muove meno, ci si sposta meno, quindi automaticamente sono tutti i settori che vanno a risentire, no? Ovviamente ancor di più quelli che sono interessati dalle restrizioni più Ma rigide. è evidente, cioè ogni attività produttiva ha una filiera, ogni attività produttiva ha la necessità di avvalersi di indotto e quindi è chiaro, cioè, a volte le cose sono più semplici di come possano apparire, cioè nel momento in cui si ferma per esempio il comparto aereo, no? Perché abbiamo visto per esempio una delle ipotesi in Sardegna. E che chiudere porti e aeroporti per 15 giorni. Ma non è che si fermano soltanto piloti, assistenti di volo, l'ENAV, si ferma la gestione degli aeroporti, che sono gestioni private, si ferma tutto l'indotto di aziende che assistono questo qua. Con la ristorazione è uguale. E poi c'è, a parte le limitazioni, quelle per legge, c'è appunto questa, come dire, io la chiamo anche psicosi collettiva, cioè la paura del contagio. Poi, sai, non faccio il virologo, l'infettivologo, quindi non mi avventuro in valutazioni, basta, ne avanzano, come dire, a volte gli allegorici dibattiti fra virologi che assistiamo nei talk. Però non c'è dubbio che questa è una situazione, che lo dicono i numeri, e quindi sui numeri mi soffermo, che è diversa, come dire, meno grave al momento di quella che abbiamo vissuto a marzo, ma meno grave perché? Perché è aumentato il numero dei contagiati, contagiato ormai abbiamo imparato tutti che non vuol dire ammalato, e quindi non vuol dire andare a finire da contagiato in terapia intensiva, perché il grande problema, sempre i numeri ci dicono, sono le terapie intensive, cioè i posti disponibili in terapia intensiva. Quando ci si avvicina a un limite massimo ci si preoccupa, quando si preoccupa evidentemente per la impossibilità di assisterne altri e quant'altro. Quindi il grande equilibrio che ci deve essere è fra la sicurezza sanitaria, che è molto importante, penso che la salute sia certamente il bene primario, ma lo è anche la possibilità di sopravvivere, di mantenere la propria famiglia, che devo dire che è una bella lotta, insomma. L'equilibrio è Certo. fondamentale. Ecco, da questi dati che voi ci avete fornito, poi so che lei, Presidente, deve salire sul palco del Festival del Lavoro, quindi le rubo ancora qualche minuto, però è importante. Da questi numeri che ci avete fornito, emerge che però la paura, al di là di mettere in evidenza i settori con maggiore rischio di calo occupazionale, e in pole position vediamo alberghi e ristorazione, ma insomma, emerge la criticità maggiore da parte delle piccole e medie imprese rispetto alla gestione di eventuali contagi nell'azienda, cioè di dire come faccio io se poi comincio ad avere dei dipendenti che risultano positivi? Ecco, diciamo la gestione produttiva è parallelamente alla gestione dei contagi, no? È emerso questo. Sì, perché c'è l'applicazione per ISEQA, che deve essere tale, dei protocolli sanitari che mettono intere reparti aziendali in isolamento fiduciario, che danno la possibilità o l'obbligo addirittura di doversi assentare dal lavoro, proprio per evitare quindi applicazione dei protocolli, evitare di provocarsi ulteriori contagi. Io insisto sul sistema alberghiero-ristorazione, perché a volte tutti quanti, in maniera un po' superficiale, non mi escludo da questa gara, pensiamo al sistema della ristorazione come al sistema della trattoria che c'è in paese, che insomma, se chiude, va male per il ristoratore, va male per quei pochi camerieri e il cuoco che ci lavorano e vengono assistiti dagli ammortizzatori sociali, il ristoratore no, e finisce lì. Ma non è così. L'Italia, il comparto della enogastronomia, perché quello è il comparto, è forse quello più trainante. Perché nel momento in cui noi chiudiamo i ristoranti e nel momento in cui
la psicosi, la limitazione, il coprifuoco alle 23 ti porta a avere un secondo turno di ristorazione annullato, vuol dire dover pagare comunque tutta la forza lavoro e non incassare allo stesso modo. Molti decidono di chiudere. Ma se chiude un ristorante, i fornitori di prodotti di quel ristorante non sanno più a chi fornire. E quindi tutta la filiera dell'enogastronomia è, diciamo, una delle eccellenze del Made in Italy, forse la più visibile delle eccellenze del Made in Italy, che ha comunque un suo, una larghissima fetta di PIL, una larghissima fetta di volume d'affari. Quindi, queste cose poi si traducono in problemi per le famiglie, si traducono in problemi per l'INPS, dove pagare le casse integrazioni ulteriormente, e una visione ci vuole, una visione ci vuole. Dice, come risolvere questo problema? Secondo me, è importantissimo che il Recovery Fund abbia dei piani di investimento che vadano in favore delle imprese. Non credo che sia l'assistenzialismo, ai lavoratori che finora è stato necessario. Necessario per poter sostenere le famiglie dei lavoratori, non credo possa essere il futuro del paese. Il futuro del paese nasce da un forte sostegno all'economia e quindi alle imprese che possano generare valore, generare volume d'affari e quindi produrre e creare posti di lavoro. Certo, no, quello è indiscusso, chiaramente però Presidente serve anche la celerità, no? Perché poi se i problemi sono oggi, bene, ben vengano poi tutti gli interventi che vadano a investire in modo strutturale, però insomma Sono chiaro. perfettamente d'accordo. Guardi, le faccio un esempio che è sotto gli occhi di tutti, no? Ma non riguarda soltanto Roma, riguarda anche Venezia, Firenze, diciamo tutte le città che hanno un centro che è popolato a vario titolo. No, Roma, per esempio, ha due tipi di turismo: uno, diciamo, istituzionale, d'affari con i ministeri e quant'altro, e uno, diciamo, di turismo classico, particolarmente dall'estero. In questo momento non ci sono né l'uno né l'altro, perché tutti gli uffici sono in smart working, quindi praticamente non c'è un affollamento di persone, centinaia di migliaia, che frequentano il centro di Roma, compresi quelli che vanno negli uffici, non solo da dipendenti, da funzionari, da dirigenti, ma da persone interessate a vicende. Quindi noi abbiamo il centro di Roma con la maggior parte degli alberghi e dei ristoranti chiusi. Chiudere un albergo o un ristorante vuol dire sgravarsi il carico dei dipendenti, perché quelli vanno sotto ammortizzatore sociale, ma gravarsi del carico dei costi fissi. Ora, Certo. questi alberghi, questi ristoranti riapriranno? Secondo me no, perché queste sono aziende che sono destinate a essere seppellite dai debiti che maturano per affitti, utenze, Certo, i sono pagamenti che d'accordissimo. avrebbero dovuto fare. Come tutte nel commercio e nelle aziende si fa, cioè a 30, 60, 90 ovviamente non sono stati da una parte rispettati a marzo, aprile, a maggio, a giugno. Quindi Sono d'accordo, sono questa d'accordo. desertificazione del tessuto produttivo come verrà in qualche modo riparata? Certo, no, diciamo che in generale c'è questa impossibilità di intervenire da parte delle istituzioni, ma perché la coperta è sempre troppo corta, noi ce lo siamo ripetuti per tanto tempo, ma il problema è che poi nelle situazioni emergenziali questa carenza emerge in tutta la sua potenza, insomma, Presidente. Allora io la terrei ancora qui, poi mi dica lei, però so che deve andare sul palco, è corretto? Purtroppo, Ecco. per fortuna sì, abbiamo questo Esatto. festival online che è veramente ricco di ospiti, autorevolissimi, politici e non, e quindi purtroppo e per fortuna Sì, devo andare immagino, sul era palco. solo per chiudere, immagino che appunto questi sono temi che porterete durante tutta la giornata sul palco e Ci sono già soprattutto. stati con molti dei nostri ospiti. Esatto. E poi appunto quest'anno ancora di più tema del lavoro è centralissimo. Quindi insomma, le auguro una buona giornata, un buon lavoro. Grazie, grazie, grazie per avermi coinvolto in questa chiacchierata. Spero che tutte queste cose possano portare, perlomeno da parte nostra, che siamo tecnici, a chiarezza. Poi non facciamo le leggi, quindi non possiamo essere noi a intervenire. Certo, grazie, ci mancherebbe. Grazie a Rosario De Luca, Presidente della Buona Fondazione giornata. Studi Consulenti del Lavoro e buona giornata a lei.